Beh, è una gioia grandissima, ecco, essere riconfermato per la seconda volta credo che sia qualcosa che insomma riempie felice e che soprattutto ecco, dimostra il buon lavoro che abbiamo fatto in questi 10 anni. La gente ha voluto premiarci perché crede che il nostro progetto sia un progetto che non solo ha dato tanto per i primi 10 anni di amministrazione, ma che può dare ancora tanto per i prossimi 5. Quindi veramente una soddisfazione enorme, grande. Sindaco, a giudicare dall'andamento elettorale, Montanaro ha sofferto più per l'arrivo della legge del terzo mandato che per non ottenere l'elezione. Sì, ma ecco, ma a prescindere dall'approvazione o meno del terzo mandato, io ho sempre detto che Baiano Civica, che è la lista, la nostra lista, ci sarebbe stata comunque lo stesso in campo, ecco, con o senza Enrico Montanaro, perché il nostro è un progetto che guarda all'obiettivo che è quello di migliorare il nostro paese e soprattutto fa gioco di squadra. Quindi Enrico Montanaro o non Enrico Montanaro, comunque saremmo stati in campo e probabilmente avremmo comunque lo stesso vinto l'elezione. Sindaco, lei nel corso del finale di campagna elettorale ha citato gli obiettivi preminenti per la sua eventuale nuova amministrazione. Si parte dalla fusione dei comuni del Baianese. Sicuramente, obiettivo prioritario sarà sicuramente mettere insieme 6 comuni, ma non attraverso l'unione dei comuni, ma attraverso la vera e propria fusione dei comuni. Quindi già nei prossimi mesi, insieme agli altri sindaci, ci impegneremo per realizzare il referendum consultivo. Abbiamo perso l'audio in questo Chiedere appunto momento. la Eccolo, eccolo. E quindi sono certo che ci sarà sicuramente un risultato positivo da questo punto di vista. Il sindaco in pratica esprimeva tutta la sua, il suo essere favorevole al referendum per la fusione dei comuni del Baianese. Io a questo punto libererei Enrico Montanaro perché è atteso qui vicino al seggio elettorale da una folla pazzesca, già in visibilio per i festeggiamenti del terzo mandato. Un vantaggio di Enrico Montanaro sul diretto che in questo momento il vantaggio si aggira intorno ai 500 consensi.